Virginio Merola, come possiamo fermare il terrorismo? Come sindaco di Bologna, lei sa bene che Bologna è il posto più bello della terra. Lei sa anche che io nutro lo stesso sentimento verso il mio comune, Pole, nel cui territorio sta la bellissima isola di Utoya. Entrambi, lei ed io, siamo stati scelti dai cittadini del nostro comune per essere al loro servizio, per guidare il comune verso un futuro positivo, senza crudeltà, brutalità e guerra. Ma improvvisamente qualcosa di orrendo può accadere e anche il posto più bello sulla terra può cambiare. Bologna è diventata il centro del mondo il 2 agosto 1980, così come Ole lo è diventata il 22 luglio 2011, entrambe a causa di stragi brutali. Le vite dei nostri concittadini, i nostri luoghi pacifici e amichevoli, sono cambiati per sempre. Non saremo più capaci di dimenticare questi fatti crudeli, ma penso che possiamo contribuire a combattere il terrorismo attraverso la cultura, la comprensione culturale e occasioni di incontro e conoscenza come il festival che si inaugura oggi a Bologna. Per favore, guardi la fotografia che le allego, fatta da uno dei nostri concittadini, Atle Arnold, è diventata la foto più simbolica di quel che è accaduto. Ci piace guardare questa fotografia come un simbolo del 22 luglio, dove il cigno bianco simbolizza la cura e l'attenzione dei guardiani, mentre il giovane cigno simbolizza i giovani sopravvissuti. Attorno ci sono fiori, in memoria di coloro che purtroppo non ce l'hanno fatta. L'abbiamo chiamata la fotografia eloquente. Con i miei migliori saluti, Per Ragnvald Berger, sindaco di Ole. Ci onora che abbiate scelto un messaggio della città svedese di Malmo per la lettura di oggi e apprezziamo il fatto che abbiate scelto la Scandinavia e il cuore di ghiaccio come oggetto del festival di quest'anno. L'Italia è un paese famoso nel mondo per la sua cultura ed è per questo che consideriamo un grande onore il fatto che la cultura scandinava, in tutte le sue forme, sia esplorata proprio qui. Se pensiamo per esempio all'industria cinematografica italiana, gli scandinavi apprezzano molto il lavoro di registi italiani come Bertolucci, Rossellini, Fellini. In uno dei suoi film più famosi, La dolce vita, Fellini scelse l'attrice svedese Anita Ekberg per interpretare il ruolo protagonista di Silvia. In un certo qual modo la nostra città ha avuto l'onore di essere parte del film, grazie ad Anita Ekberg, che veniva proprio da Malmo. L'attrice ci ha lasciato all'inizio di quest'anno in Italia, il paese che aveva deciso di adottare come suo tanti anni fa. Gli svedesi hanno sempre avuto a cuore l'Italia e Bologna. Molti italiani sono venuti in Svezia per lavoro e noi abbiamo viaggiato a Bologna per lo studio, per la cultura, per il cibo. In effetti l'Italia ha fatto sciogliere spesso il cuore di ghiaccio scandinavo. La città di Malmo è sovente descritta come giovane, internazionale e moderna. Giovane perché metà della popolazione ha vissuto dei 35 anni. Internazionale perché oltre 70 nazionalità sono presenti in città, inclusa quella italiana. E moderna per come la città si è sviluppata soltanto nell'ultimo paio di decadi. Malmo è passata dall'essere una città industriale a una città basata sulla conoscenza, e ciò è dovuto in gran parte all'università, insediata a Malmo 15 anni fa. In questo ambito, la nostra città ha molto da imparare da Bologna, che ospita la più antica università del mondo. Anche attraverso la Dichiarazione di Bologna, che ci permette di confrontare i sistemi di istruzione attraverso qualifiche accademiche comparabili. A Bologna, come a Malmo, gli studenti costituiscono una parte vitale della popolazione che contribuisce a modellare la città. Noi siamo orgogliosi della diversità della nostra città, che include cittadini provenienti da tutti i paesi scandinavi.
Siamo convinti che con gli effetti della globalizzazione sempre più città saranno composte da una popolazione come la nostra. La diversità ha avuto effetti affascinanti sulla cultura svedese. Questa diversità comprende i diversi paesi scandinavi che, per quanto molto simili, hanno tra loro differenze sorprendenti. Come saprete, la cultura non è un fenomeno stagnante, è in costante cambiamento ed evoluzione nel corso del tempo. Nella società odierna, lo sviluppo delle tecnologie moderne contribuisce largamente a questa evoluzione. Sarà interessante vedere tra qualche decennio come la nostra cultura sarà cambiata in conseguenza dei mutamenti del mondo intorno a noi. In conclusione, vi siamo molto grati per aver scelto la Scandinavia come oggetto del festival e speriamo che ciò che scoprirete qui aumenterà la vostra curiosità verso la nostra regione. Invito tutti a visitarci per imparare qualcosa di più sui nostri siti storici, per godere delle meraviglie della natura e, ultimo ma certamente non meno importante, per conoscere di più la cultura scandinava. E ora che il festival abbia inizio, Katrin Stienfeld-Jamme, sindaco di Malmö.